Buongiorno, mi sono fatto accompagnare da questo signore, come ti chiami tu? Lorenzo. Lorenzo, che io sono un dinosaurico, vecchio piccolo principe, ma tu sei un piccolo principe, vero. Allora, questo spettacolo che tra un po' inizierà, e io ringrazio in particolare intanto le insegnanti e in particolare la dirigente scolastica, che è Michela Terrigni, che ha permesso a voi di venire qui e di godere di questo spettacolo, perché credetemi è uno spettacolo bello. È indirizzato a voi questo spettacolo. Perché? Perché voi siete coloro che ci dovrebbero aiutare, a noi, a costruire una società migliore. A costruire una società migliore. Quindi voi siete i piccoli principi. Lo spettacolo è dedicato a voi, in particolare. Dovrete prendere parte a questo spettacolo perché è venuta una compagnia speciale, una compagnia di attori da Genova, che si rivolgeranno a voi, faranno trasferire a voi i valori che il piccolo principe ci ha lasciato. Quali sono questi valori? Voi li troverete entrando, sono i valori di sentire col cuore. Dice il piccolo principe di cui vedrete le storie, dice tre frasi importantissime. Non si sente bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Tutti i grandi sono stati bambini, però pochi di loro se lo ricordano. Il mio sogno, la mia utopia, è che questi grandi del mondo, che continuano ovviamente a parlare di pace, ma fanno la guerra ogni giorno, perché mentre noi siamo qui si stanno uccidendo dei bambini dovunque, possano leggere, pensare per un solo momento a questa frase e raccogliere intanto tra di loro, pensare, se immaginate in Croazia, dovunque, a Gaza, dovunque, si pronunciasse questa frase tutti quanti, probabilmente avremmo costruito la pace. Voi mi sentite un po' emozionato perché sto venendo dalla chiesa accanto. In questo momento, a quest'ora, 45 anni fa, veniva ucciso un magistrato abruzzese, veniva ucciso Emilio Alessandrini. Quindi io sono stato in chiesa, ho pregato per lui. E adesso però, chi è Emilio Alessandrini? Allora voi vedrete scorrere adesso un filmato in cui Emilio Alessandrini sarà raccontato da una bambina. È un progetto che facemmo tempo addietro. Io spero che tanti insegnanti qui sappiano chi sia stato Emilio Alessandrini e trasferiscono questo ai loro ragazzi. Che Emilio Alessandrini, mio compagno di scuola media Tinozzi, quindi ringrazio la preside Terrigni, poi di liceo qui vicino, lui volle fare il magistrato, venne ucciso. Ma ve lo dirà questa ragazzina. Questa ragazzina che voi vedrete nel loro grembiulino, nel suo grembiulino, poi è diventata colei che ha fatto la voce del piccolo principe. Per cui può partire questo filmato. Io ti ringrazio e scendiamo insieme, va bene? Grazie. Quest'opera è dedicata ad Emilio Alessandrini in pietra bianca della Maiella e rappresenta un libro spaccato a metà, come la giovane vita del magistrato. Emilio Alessandrini nasce il 30 agosto 1942 a Penne e si trasferirà presto con la famiglia a Pescara, dove conseguirà nel 1960 al liceo D'Annunzio la maturità classica. Gli studi universitari li svolgerà invece a Napoli, dove conseguirà la laurea in giurisprudenza nel 1964. Dopo qualche anno entra in magistratura e dal 1968 fu sostituto procuratore della Repubblica a Milano.
Il 29 gennaio 1979 Emilio Alessandrini, come ogni mattina, accompagna suo figlio Marco alla scuola elementare di Via Coletta a Milano. Pochi metri dopo, all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori, fermo al semaforo, viene raggiunto e colpito da un vile comando di prima linea. Muore a soli 36 anni. Ecco, il vostro dovere di oggi era farmi un tema, adesso facciamo l'appello e poi verifichiamo chi di voi ha fatto il proprio dovere. Vito Schifano. Presente. Rocco Di Cillo. Presente. Antonio Montinaro. Presente. Agostino Catalano. Presente. Emanuela Loi. Presente. Vincenzo Limurio. Presente. Walter Eddy Cosina. Claudio Traina. Presente. Francesca Mordiglio. Presente. Paolo Borsellino. Presente. Giovanni Falcone. Quel mattino il volo era stato tranquillo, con un leggero vento di coda. Poi, improvviso e forte, un sussulto. Improvvisamente i comandi si erano bloccati. L'aereo aveva perso quota, picchiando, cabrando, rovesciandosi varie volte nell'aria, in un mischiarsi di nuvole, monti, terra, mare. Per essere principe doveva essere di buona famiglia. Il suo lavoro era proteggere la sua rosa. Una rosa? È impazzito! Basta! Se l'ha visto, l'ha visto! Tu mi credi? Io l'ho visto. È una pazzia, è fantasia, nella tua testa forse un senso ha. È una pazzia, è fantasia, nella tua testa forse un senso. È una pazzia, è fantasia, nella tua testa forse un senso. È una pazzia, è fantasia, nella tua testa forse un senso. Ho sentito anche voi. Cosa? Sento che siamo
sento nel vento qualcosa è cambiato in me. Sento dentro un sentimento, è tornato mai nascosto. Sento dentro un sentimento, è tornato mai nascosto. Sento che si è unito a noi un ragazzo e lo sento nel vento, qualcosa è cambiato in me. Sento dentro un sentimento, è tornato mai nascosto. Sento dentro un sentimento, che si è tornato mai nascosto. Sento dentro un sentimento, 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 è tornato ma lo sento dentro un sentimento, è tornato mai nascosto. 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 Sento dentro un sentimento, è tornato mai. Questo? Dal... Oh, dal cielo! Ma è un aviatore, ah sì! Ma no, 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 no! Dov'è il suo paracadute? Non mi dica che non ha il paracadute! Ma... Mi scusi! Ah, mi guardi? Come si sente? No, mi lasci! Non mi lasciare! Io devo aiutarla! No, no! Mannaggia, sono appena arrivata sulla terra e incontro questo aviatore, ma insomma... Ma... Aiuto! 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 Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto, aiuto! Ma insomma! Ma insomma! Ma che gente strana vive su questo pianeta! Chi ci vive ripete sempre tutto quello che sente. Vediamo. C'è qualcuno! C'è qualcuno! C'è qualcuno! C'è qualcuno! C'è qualcuno! 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 Qualcuno mi sente! Qualcuno mi sente! Mi sente! Mi sente! Gli abitanti della Terra, eccoli qua. Ma io ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. C'è qualcuno o nessuno? Ci sono io. Madonna, buongiorno. Eccolo. Senta, guardi, io sono appena arrivata su questa Terra e ho incontrato questo aviatore mezzo morto. Lei sa mica... Ci sono anch'io. Oh? Buongiorno anche a lei. Mamma, quanta bella gente vive sulla Terra. Senta anche lei, io sono appena arrivata qui. Ascolti, questo aviatore, vede come... Eccolo, si è ripreso. Acqua. Senta, lei è caduto nel deserto del Sahara. E l'ultima cosa che può chiedermi è l'acqua.
Via, via voi, via. Aiutatemi però, voi siete o non siete di questa terra? Io allora posso mordere, eh? Io posso azzannare, tritolare, ma graffiare, avvelenare. Voi lo dovete salvare. Non ho capito niente, va bene. Questo è un compito per le mie quattro spine. Uno, due, tre, quattro. Zac! Ah! Finalmente. Che male! Ah! Un serpente! Ah! La volpe! Ah! E lei cos'è? Come cos'è? 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 Chi sono? La rosa! La rosa! Sono l'unica rosa esistente in tutto l'universo. Unica rosa? Sì. Ma di rose ce ne sono miliardi! Ma voilà! Miliardi, non è vero? Sei una comunissima rosa. Ma che? Una rosa qualunque. Comunissima? Qualunque? Non è vero, perché il mio amato mi ha sempre detto che sono il suo unico fiore. Sì, lui, lui e i suoi tre piccoli vulcani, di cui due attivi e uno spento, ma non si sa mai. Sono tutto ciò che ho. Penso di aver preso proprio una bella botta. Vedo rose grandi quanto me e per di più parlanti. Rose, vede rose. No, vede la rosa. No, rose, rose qualunque. Ma insomma, diteglielo un po' voi. Avete mai visto delle rose così? Come sì? No, appunto. Sì? Una rosa che va alla spaccata? No. Ecco, io sono l'unica rosa esistente. Sì, tutta la galassia. Perché, perché, sa, aviatore? Cosa? Il mio amato ha dato la vita per me. Certo, un aviatore che plana sulla terra all'improvviso può pensare che tutte le altre rose siano simili a me. Invece no. Lui per me può dare la vita. Lui mi protegge. Mi ha messo sotto una campana di vetro. Poi lui mi ha aiutato, mi ha ascoltato, vantarmi. Lagnarmi, protestare, poi mi sono anche un po' arrabbiata, ci siamo anche un po' litigati, io sono un po' scontrosa, quando si litiga però, vabbè, si capisce, quando uno litiga dice cose che non pensa, perché io poi gli ho chiesto scusa, aviatore, sì? Mi stai ascoltando? Sì, stavo ascoltando, poi sono stato io poi gli ho chiesto scusa, lui mi amava, io l'amavo, ti racconto da capo. Ma quanto parla questa rosa, e soprattutto... Non so neanche di chi sta parlando. Io devo riparare il mio aereo. Del piccolo principe. Cosa? Che ha detto? Che cosa ha detto? Ha detto piccolo principe. Piccolo principe? Lo ripeta. Se ha il coraggio. Piccolo principe, piccolo principe, piccolo principe. Non è possibile! Mi avevano detto che era solo un sogno, un'allucinazione mentre stavo male. Io l'ho morso, io l'ho domesticato. E io l'ho dimenticato, sì, l'ho dimenticato, anzi, l'ho rimosso. Il piccolo principe non è mai esistito. No. È come se era vivo. Ma poi se n'era ripartito. Parli della sua dipartita. Cosa? Non provarci nemmeno. Era il mio regalo. Basta, sono guarito. Sono guarito. Sono guarito, ho fatto psicoterapia e ho ripetuto 1000 volte a me stesso. Antoine, stai coi piedi per terra, non fantasticare e credi soltanto a ciò che è reale. Appunto, voi siete reali? Certo! E sto sognando, datemi un pizzicotto, uno schiaffo, un calcio. Una spina va bene. Una zampata, un morso. Ok, siete veri. Sì, ma lui dov'è? Dov'è il piccolo principe? Dov'è? Dovrebbe essere con voi, vero? Ero la sua migliore amica. Ero la sua guida. Ero la sua innamorata. Ero il suo aviatore preferito. Eh? Ero il suo aviatore preferito, non mi credete? Io ero quell'aviatore che era precipitato nel deserto del Sahara, boom! Chi ti incontra? Ho detto che ero precipitato nel deserto del Sahara, e boom! Chi ti incontro? Un piccolo esserino con i capelli d'oro, venuto dallo spazio, che aveva problemi con un fiore. Ma ero io. Mi ha mica parlato di me?
No. Vi ha mica parlato di me? No. No? No. Vabbè, guardate qua. Guardate qua. Ora vi faccio vedere. Ora vi faccio vedere. Guardate tutti. Ah, non vi spaventate, eh? Che cos'è? Che cos'è questo? Un berbacco. Un buco. Un boa, bravissimi! Un boa che hai mangiato un elefante! Bravi! Eh sì, ecco, i grandi mi hanno detto di lasciar perdere con il disegno e di darmi alla geografia, all'aritmetica, alla grammatica, alla storia. Ma i grandi non capiscono mai le cose da soli, vero? E per i bambini è pesante stare tutti i momenti a spiegare. Vi faccio vedere un'altra cosa. Guardate un po'. Guardate un po', Guardate. Ecco qua. Che cos'è? Non ho capito benissimo. Un autobus. Una scatola? Sì, ecco, è una casetta con dentro la pecora, sì, era quella che ho disegnato proprio al piccolo principe. Ma siccome a lui non andava bene, una era troppo vecchia, l'altra era troppo malata, allora ho deciso di fare questa. Bella, vero? È una tana per mettere dentro la pecora. Ed ecco la prova che il piccolo principe esiste davvero. Quando uno vuole una pecora è la prova che esiste. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. A me l'ha sempre detto, lui voleva una pecora per liberarsi dalle piante infestanti e soprattutto dai baobab. Pensate, nel pianeta dove viviamo noi due, è così piccolino. Pensate se ci fosse piantato un baobab, non ci sarebbe più spazio per noi due. Scusate, ma dov'è? Io l'ultima volta che l'ho visto era cacciato per terra. No. Esanime. Sì. Lui sì che è stato coraggioso. E qua. Io per ricompensa l'ho fatto tornare al suo pianeta. Eh? In che senso? In che senso? Si è fatto mordere! Mordere? Tu lo hai avvelenato! Io l'ho iniziato. Iniziato a cosa? A trascendere il corpo. Il corpo è troppo pesante per portarselo dietro. Rinuncia tu al tuo corpo! E rinunciate un po'! Tutto quello che volete. Io voglio tenere ben salda la mia testa. Che cosa gli hai fatto? Semplicemente con un morso gli ho iniettato il mio potente veleno. Io posso portarvi ovunque voi vogliate. Lui voleva a tutti i costi a tornare nel suo pianeta. Al suo pianeta. Non è mai più tornato. Non è più tornato. No. Non è più tornato, è per questo che io sono scesa sulla terra, per andarla a cercare, lo volete capire? Non lo ritroverai più su questa terra. Un momento, il piccolo principe mi aveva parlato di certi strani personaggi che vivono in alcuni pianeti. In alcuni pianeti, nello spazio, quindi? Sì. Ma allora, Viatore, prendi il tuo aereo, ripariamolo e andiamo nello spazio a cercarlo. Non è possibile, l'aereo non è una navicella spaziale. E allora? Non può volare nello spazio. Ma come facciamo? Però un rimedio ci potrebbe essere. Serpente! No, non puoi fidarti di lei, potresti non tornare mai più. Vengo anch'io. Rosa? Sì, anche tu. Sì. E tu, Volpe? Non mi avrai mai. D'accordo, come vuoi. Siete pronti? Sì. Farà un po' male, ma è un metodo infallibile. Va bene. E uno, e due, e tre! Thank you.
ecco, un suddito! Io non sono un suddito. Che importanza ha? Tutti gli uomini sono sudditi e io oggi finalmente potrò essere re di qualcuno. Proprio di me? Ah, che bello. Ma che cosa fai? Sbadigli! Io ti proibisco di sbadigliare. Sbadigliare al cospetto di un re è contro il cerimoniale. Ma non posso, ho fatto un viaggio lunghissimo, interstellare, e sono così stanca. La prego, signor re. Allora, posso? Se le cose stanno così, allora io ti ordino di sbadigliare. Grazie. Sono anni che non vedo qualcuno che sbadiglia. Gli sbadigli per me sono un'attrazione. Su, sbadiglia, di nuovo. Te lo ordino. Che bravo, sì, ancora, su. No, basta, non posso mica continuare così, eh. Ma che noia! Allora, io ti ordino di sbadigliare un po' sì e un po' no. E come? Così, tutti i sudditi, adesso da questa parte, sbadigliano, su, qua, fermi. Forza, su, ve lo ordina il vostro re. Ora fermi, sbadigliate da questa parte, così poi fermi. Bravi. Ora le prime file sbadigliano e dietro fermi. Oh, bravi! Così, fermi! Ora fermi qui, sbadigliate! E in fondo, qui fermi! Forza! Qui voglio sentire, su! Oh! Ora tutti insieme un bel coro di sbadigli! E basta! Signore... Si è addormentato? Ma, signor re! Signor re! Si è addormentato! Ma... Io sono un monarca assoluto! Ma, siccome sono anche molto buono, do sempre ordini ragionevoli. Lo vedo. Senta, su cosa ordinate precisamente? Ma che domande! Ordino su tutto! Sono un monarca universale e non tollero la disobbedienza. Ma allora, se ordinate su tutto, anche le stelle vi obbediscono? Ma ovviamente, all'istante! Sì? Oh, se ci fosse qua, mio piccolo principe ordinerebbe almeno una dozzina di tramonti. Sì, perché a lui piacevano tantissimo i tramonti. E io che sono così triste perché non l'ho ancora trovato. Il mio piccolo principe, adesso chiedo una cosa a Sua Maestà. Sua Maestà, può mica ordinare al sole di tramontare? Sia così gentile, lo faccia per me. Ordinare al sole sì. Di tramontare? Sì. Ma, vedete, se ordinassi, che so, ad un generale, di svolazzare da un fiore ad un altro, come se fosse una farfalla, o di comporre una tragedia, o ancora di trasformarsi in un uccello marino. E se questo generale non fosse in grado di obbedire agli ordini ricevuti, ditemi, chi tra lui e me sarebbe in torto? Non è possibile. Chi sarebbe in torto? Lei, sarebbe in torto lei. Esatto. Bisogna sapere esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare. Ah. L'autorità si basa prima di tutto sulla ragione. Se ordinassi al popolo di gettarsi in mare, farebbe o no la rivoluzione? No. Io ho diritto di esigere l'obbedienza perché i miei ordini sono sempre ragionevoli. Vabbè, se lo dice lei, però Sua Maestà, il mio tramonto... Lo avrai, ma attenderò che il momento sia propizio. Non posso aspettare. E quando sarà questo momento? Ovviamente questa sera. Ma questa diciamo sera? Diciamo per le 17:30 circa. Vedrete come sarò obbedito all'istante. E nel frattempo nominerò i nuovi ministri del regno. Tu sarai il ministro alla difesa, tu il ministro dell'esercito, tu il ministro all'istruzione,
Tu, il ministro all'interiora, all'interno. Tu, ministro alla sanità, tu, ministro al commercio, tu, al ministro al di sopra, al di sotto. Che noia. Ho un'idea. Tu sarai il ministro ai giocattoli, tu il ministro agli scivoli, tu alle altalene, tu il ministro alle caramelle, tu il ministro alle ciambelle, tu il ministro ai gelati, tu il ministro della panna montata. Tu il ministro della panna montata. E io? Tu sarai il ministro alla giustizia. Della giustizia? E chi devo giudicare? Cerca un topo. Condannalo a morte. No, così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia. Ma poi ogni volta lo grazierai. Dobbiamo economizzare, non ce n'è che uno solo. Senta, sua maestà, io ho un po' di fretta. Voglio farle una domanda. Posso io fare una domanda? Ti ordino di farmi una domanda. Meno male. Io sto cercando una persona. Il piccolo principe. Lei l'ho mica visto da queste parti. Il piccolo principe? Sì. Se lo ricorda? Oh, sì. Quando l'ha visto? Dove è andato? Quell'impertinente bambinetto? Sì, esatto. Da quando se n'è andato via? Mi sento così triste e solo. Se n'è andato via? E se n'è andato prima che gli ordinassi di andare via! Signor Re, non faccia così! Non chiedi nessun aiuto! Signor. Ti ordino di consolarmi! Ma di dirmi quando tornerà! Ma io non lo so, sto cercando quanto lei! Signor Re, ho un'idea! Venga con noi! No, questo non è possibile! Io devo badare al mio regno, al mio popolo! Ti ordino di insistere! No, non è possibile! Venga con noi! Signor Re! Se lei ordinasse ai suoi sudditi di trovarlo, sono sicura che lo troveremo subito. Sì. Ce lo puoi ordinare. E allora io vi ordino di andare a cercare il piccolo principe. Bene, grazie. Dove è andato? Se dovesse trovarlo, mi raccomando, avvisatemi. Sì, va bene. È andato di là. Di là. Provo, sono pronto, signorina e signorina carina. Di più, signorina carina mignolina. Ma di più, polpaccio d'argento, caviglia d'oro, ginocchie arcobalenate, ancora di più, quota quintessenza della
Miss Abruzzo, Miss Italia, Miss Universo, Monna! No! Ascolta e impara. Una mano, aiutiamo l'aviatore. Tutti una mano, poi l'altra. Si uniscono tra loro e battono forte! Di più, di più, di più, di più, di più, di più! Chiama applauso. Posso farle una domanda? I vanitosi ascoltano solo le lusinghe. Tu ammirami e io ti ascolterò. Ammirare significa riconoscere che io sono la persona più bella, più interessante, più intelligente, più ricca, più potente dell'intero pianeta. Ma come dell'intero pianeta? È la sola persona di questo pianeta. Ah. E allora non ti ascolterò. No, un momento. Aspetti, signora. Bambini, mi aiutate. Amici, ammiriamo questa vanitosa. Dite qualcosa che vada oltre quello che ho detto io. Proviamo insieme, va bene? Via, proviamo. Bellissima, ancora di più! Ancora! Sì! Diciamo anche cose interne del suo carattere, non so, gioiosa! Oh. Più forte! In questo bagno di lusinghe! Devo dire che sono molto soddisfatta, aviatore, grazie. Grazie a voi. Ho accresciuto, come dire, il mio valore. Ecco. Credo che ti potrò ascoltare, sì? Dunque, prego. Per caso, signora, signorina, ha visto passare di qua il piccolo principe, lo sto cercando. Magari è passato da questo pianeta e vi ha fatto dei complimenti. Per bene. Piccolo principe, sì? Fammi un po' pensare. Sì? Allora, risale a molto tempo fa. Sì? Sì. Passò di qui un ragazzo. Sì? Ma fu molto parco di complimenti, nel senso che non gliene uscì nemmeno mezzo. Ma mi tenne molta compagnia. Sì. Sa per caso dove è andato? Sa per caso dirmi dove è andato? Allora, credo che sia andato proprio. Sì? Sì. Grazie. Prego. Uno, due,
3, 4. Signore, siete un po' sfocati, come la foto di un fotografo con la mano tremolante. Signore, ma cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Bevo. Non è acqua, è acqua vite. Acqua della vita. Vuole provare? No. A noi rose fa molto male l'alcol. Voi rose siete così sciocche. C'è sempre un motivo per bere in allegria e in compagnia accorda. No. Si sa che l'alcol accorcia la vita. E che mi importa a me? Come che importa? Io bevo per dimenticare. Dimenticare cosa? Dimenticare che mi sto accorciando la vita, non me la ricordi più. Ma signore... E poi, a tutti è capitato di dimenticare qualcosa. Ad esempio, cosa avete dimenticato voi? Niente. Niente. Un brindisi a chi non si dimentica mai niente. Evviva. Senta. Un brindisi a chi dimentica, chi non ricorda. E poi ho spiegato il quaderno. Un brindisi al quaderno e a tutte le cose dimenticate. Signor ubriaco, mi scusi, qualcuno dimentica di stare zitto. Un brindisi a chi dimentica di stare zitto. A chi dimentica di stare in silenzio. In teatro, vero? Uno, due e tre. Adesso volevo chiedere una cosa al signor ubriaco, se mi state a sentire, che è la classica domanda. Avete visto per caso il piccolo principe? Il piccolo principe? Sì. Lui? Lui era l'unico che mi capiva. Allora l'avete conosciuto? Sì. Da quanto tempo è che l'avete visto? Dove? È andato dove? È andato di là! Ma dove? Dove? Di là o di qua? È andato! Ci siamo? Sì. Sì? Tu di là! Ma... È andato di là! Aviatore, sono qua! Accompagnami! Non girare! Aiuto! Due più cinque, sette? 7 più 7, 14. Sì. 14 più 9, 23. E 23 più 8, 31. E in tutto sono 501.477.931. Sì, chiedo scusa, ma 501 milioni di che? Ovviamente 501 milioni di... Ah, non me lo ricordo più! Ho talmente tanto da lavorare io! Sono uno serio, non mi perdo in sciocchezze! 2 più 5, 7 più 6... 501 milioni di cosa? Di quelle cose che si vedono ogni tanto nel cielo! Ah, sì, le mosche! No, brillano! Le api! Ma no! Oh, sono dorate, fanno sognare occhi aperti per di giorno! Lo dico, sono quelle! Le stelle! Le stelle, esatto! Le stelle, va bene! E ora? Lasciatemi lavorare! 5 stelle. Cosa se ne fa di tutte queste stelle? Cosa me ne faccio? Se ne fa? Nulla! Le possiedo! 501.477.931! Sono uno serio io, uno preciso! Ma le stelle sono di tutti! No! Se trovi un diamante che non è di nessuno, oh sì, è tuo. Se ti imbatti in un'isola che non appartiene a nessuno,
è tua. Oh, sì? Se ti viene in mente un'idea per primo, che cosa fai? La brevetti. È tua. Oh, sì? E così io sono il proprietario delle stelle, perché a me per primo è venuta l'idea di possederle. E a voi? È mai successo di trovare qualcosa per terra, abbandonata, che non era di nessuno ed è diventata vostra? Che cosa? Cosa avete trovato? 10 euro? Quante cose? Tante cose, euro! Anche qua! Oh, tante cose abbandonate! Oh, incredibile! Ma adesso torniamo al lavoro! 5 più 2, 7, Mi scusi se insisto, 402. Mi scusi se insisto, ma che se ne fa di tutte queste stelle? Le amministro, ah. Le conto e le riconto. Ah. È un lavoro duro, ma io sono uno serio. Ah, ma le stelle non si possono mica prendere. come si fa a prendere? No, non posso prenderle, però posso metterle in banca. Ah. Scrivo su un foglio di carta il numero di stelle di mia proprietà. Oh. E poi lo chiudo a chiave in un cassetto. Il gioco è fatto. La banca. È tutto qua. Banca. Tutto qua. Sì. In 54 anni che abito questo pianeta, non sono stato disturbato che 4 volte. 4 volte. La prima, da uno scarabeo venuto giù da solo Dio sa dove. Faceva un baccano terribile, ho fatto 4 errori in un'addizione. La seconda fu un attacco di reumatismi. Sono troppo sedentario, ma io non ho tempo di bighellonare, sono uno serio. La terza è stata l'impertinenza di un piccolo esserino col mantello magnetico. Mi fece volare tutti i fogli e mischiare tutti i calcoli. E la quarta? La quarta? La quarta? Eh? La quarta? Sì. E ora? Ma la terza? 501 milioni 400. È il piccolo principe! Era il piccolo principe! Come dice? La persona che l'ha disturbata la terza volta era il piccolo principe! Per caso l'ho visto? Non lo so. Cioè, allora, piccolo era piccolo. Però mi ricordo. Sì. Sì. Mi ricordo che anche lui, come me, sì, era un appassionato di stelle e, anzi, ne possedeva persino una, sì, e quella purtroppo, sì, non sarà mai mia. Sì, ma magari potreste dirmi dov'è, magari lo incontriamo, potreste scambiarvi le stelle. Scambiarci? Scambiarvi le stelle. Cioè io potrei prestargliene, sì, qualcuna delle mie in cambio, sì, in cambio della sua? Sì, mi piace, ma sì, sì, sarei molto più felice dell'universo, sì, ma allora, venga qua, sì, ti faccio baciare, baci, idea, sì, ti ha dato di là. Buongiorno. Scusi, volevo chiederle una cosa. Per caso lei? Buonanotte e sogni d'oro. Buonanotte e sogni d'oro. Questo dorme. Come faccio io? Scusi. Scusi se la Buongiorno. Buongiorno.
Ecco, appunto. Buongiorno. Sa, sono arrivata su questo pianeta ora, perché ho una domanda. Buonanotte. E sogni d'oro. Buonanotte. E sogni d'oro. Mi scusi, non vorrei disturbarla mentre sto facendo il suo piccolo sonnellino. Ma avrei una cosa da chiederle. Buongiorno. Buongiorno, ma mi scusi, ma perché continua ad accendere e spegnere questo lampione? Perché sono gli ordini. Buonanotte e sogni d'oro. Perché lo accende subito? Gliel'ho detto, sono gli ordini. Ma io non capisco che ordini sono. Buongiorno. Buongiorno. Non c'è nulla da capire. Gli ordini sono ordini. Ah, vabbè. Io faccio un lavoro pesantissimo, sa? Lo vedo. Il tempo era accettabile. Di mattina spegnevo, di sera accendevo. E c'era tutto il giorno per riposare e tutta la notte per dormire. Ah, ecco. E quando gli ordini sono cambiati, mi scusi? Gli ordini non sono cambiati, ma proprio qui sta il dramma. Perché anno dopo anno il mio pianeta ha preso a girare sempre più velocemente. E ora che compie un giro ogni 15 secondi, non ho più un momento di riposo. Mi tocca accendere e spegnere questo lampione ogni 15 secondi. Buonanotte! Mi scusi, lei mi sta dicendo che qui un giorno dura 15 secondi? Sì, è già passato un mese da quando abbiamo iniziato a conversare. Un mese? Sì, no. 7 minuti e mezzo. 30 giorni. Oh, ma... Ma com'è possibile? Buongiorno. Buongiorno. Vediamo se trovo un lampionaio bravo come me. Un lampionaio? Da... Sì, ma è un mestiere difficile, non so se trova. Intanto, di giorno, i lampioni sono accesi o aperti, forza. Sono accesi o spenti? Spenti? Accesi? Sì. Di giorno sono spenti. Quindi, c'è la luce. Quando sarà spento, voi dovrete stare ai piedi. Tutti in piedi, tutti soldatini. Quando sarà notte, dormirete sul vicino. Sulla spalla del vicino. Sul vicino. Sul vicino. Dormite. Ma in silenzio, perché no? In silenzio. E buongiorno. E buonanotte! Tutti sul vicino! E buongiorno! E buonanotte! Solo 7 secondi, si dà! Buongiorno! E buonanotte! E buongiorno! E buongiorno! E buonanotte! E buonanotte, buongiorno! E buongiorno! Buonanotte! Buongiorno! Va bene, basta! Signor lampionaio! Accomodatevi pure, sì, perché io sono qui. Ascoltiamo! Per chiedere una cosa. Però prima di chiedere la mia domanda, volevo darle un consiglio. Mi dica! Perché io so un modo per farla riposare tutte le volte che vuole. Sì, la desidero in continuazione! Allora, le racconto questa. Siccome il suo pianeta è piccolino, può attraversarlo in soli 3 passi. Ecco, lei può camminare assai lentamente verso il sole e non accendere mai il lampione, e così il giorno dura per sempre. Ma io non voglio camminare, voglio dormire. Ah, oh, vuole dormire? E allora mi sa che non ci sia rimedio, vero? Non c'è rimedio, mi dispiace, no. Deve cambiare pianeta. Lo sa, ogni tanto cambiare fa bene. Questo dorme. Deve cambiare. Buongiorno. Ecco, ora che sei, mi ascolti. Ha visto mica il piccolo principe. Prima che cosa riaccenda il suo lampione. Io sto cercando il piccolo principe. Il piccolo principe? Sì. Era un mio amico. Allora l'ho visto, allora la conosco. Piacevano così tanti tramonti. Lo so. In 24 ore ne vide ben 2880. 2880 di che? Dei tramonti. Buonanotte. Sì, ma prima che vada a dormire, mi scusi. Si sveglia ancora una volta, mi dica dov'è andato. Di là. Fammi sapere se lo trovo, ok? Di là. Aspetta qui. Di là. Oh, ma... Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno! Degli esploratori, ditemi da dove provenite. No, non siamo esploratori. Non siamo esploratori? No. No. E poi sarebbe meglio che ci chieda dove stiamo andando. Interessano solamente le cose certe e qua di certo c'è solamente il punto di partenza. D'altronde io sono un geografo, non un cartomante. Un geografo? E cos'è un geografo? Un geografo è un erudito che si occupa di conoscere la posizione di monti, fiumi, mari, città e deserti. Sì, lo so. Ma nel vostro... Prego. Grazie. Prego. Nel vostro pianeta ci sono per caso degli oceani? Non lo so. Delle montagne? Non lo so. Delle città? Non lo so. Dei fiumi? Non lo so. Dei deserti? Non lo so neanche questo. Lasciatemi lavorare. Ma lei è o non è un geografo? Mi scusi. Questo è esatto. Io sono un geografo. Non sono un esploratore. Non neanche noi. Vi spiego cosa fanno gli esploratori? Va bene. Gli esploratori sono quelli che si occupano di andare in giro per l'universo. Sì. E sono loro che scoprono nuovi monti, nuovi deserti, nuovi mari, nuovi fiumi, nuovi laghi. Ah, una volta che ne trovano uno nuovo, vengono negli studi di noi geografi. Negli studi di voi geografi. Esatto. E poi cosa succede? Ci riferiscono. E se ci sembra particolarmente interessante la loro scoperta... Diamo il via all'inchiesta sulla moralità dell'esploratore! La moralità dell'esploratore! Che vuol dire? Allora vi farò un esempio, va bene? Sì. Va bene? Sì. Allora, se un esploratore mentisse, porterebbe... Scusi, parlo con... Se un esploratore mentisse, porterebbe solamente scompiglio nei libri di geografia, ok? Così come un esploratore che beve, no? Sappiamo tutti che i brilli vedono doppio. E quindi direbbero che ci sono due montagne, quando in realtà ce n'è una sola, capite? Se disperi. Coraggio, su! E quando comincia questa inchiesta? Diamo il via ora all'inchiesta sulla moralità degli esploratori! Ditemi, dove siete andati in vacanza nell'ultimo periodo? Nell'ultimo anno? Mese? Settimana? Barcellona, interessante. Francia, montagna, mare, campagna. Va bene, grazie mille esploratori. Quanti esploratori? Vi ringrazio. Quanti esploratori? Ma poi. Grazie a tutti, grazie. Ma poi, signor geografo, qualcuno di voi va a vedere? No,
No. 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 Perché? No, perché è troppo complicato. Però si esige che gli esploratori portino delle prove. Ad esempio, se un esploratore trova un'enorme montagna, sì, gli si chiede, che so, qualcosa di semplice, no? Ah, di trasportare un enorme masso. Oh, mamma. Esattamente. No, ma, senta, signor geografo, sì, dica. Lei conosce mica il mio pianeta? Me lo descriva. Allora, vai. È piccolo. Piccolo? Ci sono 3 vulcani, 2 sì, attivi, 1 spento, ma sì, non si sa sì, mai. Poi ci vive un fiore. Non prendiamo e poi un bambino. Nemmeno di bambini. Ma come? Sono la cosa più bella. Allora, farò un altro esempio. Sì. Avete mai visto in una cartina geografica un fiore? No, no. E un bambino? I bambini? Sì, no. No. No, molto. Ma perché? Perché sono effimeri. Effimeri? Esattamente. I bambini? Sono effimeri. Noi, sui testi di geografia, riportiamo solamente i fatti certi. Ah. E quelli eterni. Eterni? Esattamente. Mi scusi, ma cosa vuol dire effimeri? Ma mi scusi, cosa vuol dire eterno? Oh, allora, effimeri significa destinati a prossima sparizione. Ah. Ed eterni, invece, che dura per sempre. Allora, oh, allora il bambino. Allora, il bambino è destinato di prossima sparizione? Oh no, no, dobbiamo trovarlo. Geografo. Allora, ci ho riflettuto e ho capito qual è il vostro pianeta. L'ho capito. L'ho capito. Allora, grazie. Lo conosce? Sì. È il pianeta del piccolo principe. Sì, allora lo conosce. Sì. Senta, lei che vede i mondi, dove possiamo trovare il piccolo principe? Allora. Ce lo dica lei, la prego. Tempo fa in realtà venne a trovarmi. Ah. Abbiamo passato tanto tempo insieme, siamo stati così bene. Bene. Però poi se n'è andato. No. Sì. È andato. Ma dove? Dove? Verso il pianeta. Dove? Verso il pianeta. Oh! Verso il pianeta Terra! Sicura! Il pianeta Terra! Io amavo la Terra! Lo sapevo che amava la Terra, infatti io sono andata sulla Terra a cercarlo, ma ora... Ma ora siamo nello spazio. Il serpente ci ha mentito che se n'era andato. Io voglio tornare sulla Terra. Come faccio a tornare sulla Terra, geografo? Ora siamo nello spazio. Ci aiuti lei, voglio tornare sulla Terra. Io c'ero arrivata da sola. Ci aiuti. Ma come? Ci dico qualcosa. Ci aiuti. Una bella pacca sulla spalla. Io non so manco questo. Addio. Non so neanche. Aviatore. Rosa, ma no, non c'è più niente da fare. No, aviatore, non dire così, non mollare proprio adesso, abbiamo fatto così tanta strada ormai, dobbiamo arrivare fino in fondo. Non possiamo più tornare sulla Terra. Come, non possiamo più tornare? Ma perché? Il serpente. Il suo morso. Abbiamo lasciato il corpo perché era troppo pesante. Abbiamo lasciato il corpo? Ma tu mi stai dicendo che io non ho più il corpo. Ma allora noi chi siamo? Noi siamo energia, idee, pensieri, amore. Noi siamo spirito. No. Basta con questi discorsi. Io esisto. Io voglio tornare sulla Terra, io voglio ritrovare il mio piccolo principe e ce la farò arrenditi. Tornare. Arrenditi, Rosa. Arrendermi. Arrendiamoci tutti. No. È andata come è andata. No, noi possiamo ancora cercarlo, davvero. E come? Aviatore. L'universo è così grande, lasciamo stare. Rimarrà con noi nei nostri ricordi, nelle sue risate. I suoi sorrisi, le sue mille domande e in tutto ciò che ci ha insegnato. No, io non ci sto. Ci volessero giorni, settimane, mesi, anni. Io ritroverò il mio piccolo principe. No, sono stanco. No. Sono stanco. Ho bisogno di riposare. Aviatore. Non fare addio, così. Rosa. No, non fare così. Addio, Terra. Addio. No, aviatore. No, non mi lasciare un'altra volta. Io non potrò più aiutarti. Aviatore.
aviatore. Io voglio trovare il mio piccolo principe e ci riuscirò. Voglio tornare sulla terra. Terra! Ci sono tante creature sulla Terra, non è un pianeta qualsiasi. Conta 333 re, 21.000 geografi, 2.700.000 uomini d'affari, 21 milioni e mezzo di ubriaconi, 212 milioni di vanitosi, cioè circa 7 miliardi di esseri umani. Prima che fosse scoperta l'elettricità, bisognava tenere, sommando i 6 continenti, un'armata di 862.511 lampionai. I loro movimenti erano regolati come quelli di un balletto d'opera. Visti dallo spazio, sembravano un'accensione a catena. Nuova Zelanda, Australia, Cina, Siberia, Russia, India, Australia, Africa, Europa, America del Sud e America del Nord. Era uno spettacolo grandioso. Solo l'unico lampionaio dell'unico lampione del Polo Nord e il suo confratello dell'unico lampione del Polo Sud vivevano una vita oziosa e spensierata. Non lavoravano che 2 volte l'anno. Eh sì, la Terra è grande. E voi? Che cosa siete venuti a fare da queste parti? Qui siamo nel deserto e non capita spesso di veder passare così tanta gente nel deserto. Da dove provenite? Cara. Ok. Sarò un po' più specifico. Dove vi trovavate prima di nascere? Ok, interessante. E vi piacerebbe mica tornarci? Mi fate quasi tenerezza, come una volta me lo fece un bambino che passò proprio da queste parti. E un aviatore. E una rosa. Per questa volta vi lascio passare. Forse avete ancora qualcosa da sbrigare su questa terra. Per me lui non era che un ragazzino, uguale a 100.000 altri ragazzini. Ed io per lui non ero che una volpe, uguale a 100.000 altre volpi. Non avevo bisogno di lui e lui non aveva bisogno di me. Ma a quel tempo
imparò ad addomesticarli. Ed è diventato per me unico al mondo. Ed io per lui unica al mondo. Riconoscevo il rumore dei suoi passi che era diverso da qualsiasi altro. Quello degli altri mi faceva nascondere sottoterra. E il suo mi chiamava fuori dalla tana come una musica. E poi vedete, laggiù, i campi di frumento. Io non mangio pane. Eppure il colore del grano mi ricorda i suoi capelli dorati. E poi adoro il rumore del vento tra le spighe. E voi? Volete addomesticarmi? Sì o no? Ma vi avverto, si diventa per sempre responsabili di chi si addomestica. Bisogna essere molto pazienti. Per un primo tempo potete sedervi sull'erba, ma un po' distante da me. Io vi seguirò con la coda dell'occhio. E voi non direte nulla, assolutamente, senza parlare. Ricordate, il linguaggio è una fonte di malintesi. Il linguaggio è una fonte di malintesi. Poi, piano piano, potrete avvicinarvi. Sarebbe meglio che tornaste sempre alla stessa ora. Ad esempio, se verrete a trovarmi alle 5, io alle 4 già comincerò ad essere felice. Comincerò ad agitarmi e sarò in apprensione. Scoprirò allora qual è il prezzo della felicità. Ma se verrete a trovarmi quando vi pare, non saprò mai quando preparare il mio cuore. È per questo che c'è bisogno di riti. C'è bisogno di riti. E quando tutto questo finirà, io piangerò. Ma non importa. Ci avrò guadagnato il colore del grano. Non si vede bene che con il cuore l'essenziale è invisibile. Non si vede bene che con il cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. Non si vede bene che con l'essenziale è invisibile agli occhi. Piccolo principe! Mi stavate cercando? Ma ti cerco tantissimo, piccolo principe! Ma dov'eri? Cara mia unica rosa, sono sempre stato molto vicino a te. Io ti chiamavo, ma tu non mi sentivi. Ma allora non eri arrabbiato con me? Piccolo principe, ti ho trovato. Bentornato! Grazie, ho un regalo per te. È una piccola scatola con tre fori. Grazie. È come quella che disegnassi tu per me la prima volta, ricordi? Ma certo che la ricordo. L'apro. L'albero e la pace. Sì. Sì. Piccolo principe, lo disegniamo. Sì. L'albero della pace. Mi disegni l'albero della pace? Va bene. Sì, lo disegno.
Vieni, piccolo principe, vieni. Vieni. Ecco. Sì, guarda. Vieni, piccolo principe, vieni, facciamoci aiutare. Ecco. Questo è un inizio di albero. Che ne dite, bambini, amici, anche più grandi? Se venite qua e abbelliamo, come possiamo abbellirlo? Con quali foglie possiamo abbellire questo albero? Con quelle, sì, venite. Ma quelle foglie come le chiamiamo? Sì. Come la chiami questa foglia? La foglia della fortuna. La foglia della fortuna. Poi. Che foglia è? Foglia della fortuna. Foglia dell'amore. Dell'amore. Dell'amicizia. La foglia dell'amicizia. Della felicità. Felicità. Della pace. Della foglia della pace. Della pace. Della pace. Della gioia. Della gioia. La foglia della gioia. Dell'amore. Dell'amore. Dell'anima. Dell'anima. È l'unica. E come la chiamiamo questa foglia? Come la chiamiamo? L'unica che ha avuto quel giorno con una linea. Grazie. La foglia? Unica. L'unica foglia, come l'unica rosa. Sì. Ecco qua. Della gioia. Della gioia. Della libertà. Della libertà. Della gioia di rivedere un amico. Della serenità. Della serenità. Dell'amicizia. Dell'amicizia. Del, non lo so, qualcosa di bello comunque. Che non sappiamo neanche cos'è, ma ci immaginiamo che sia qualcosa di bello. Grazie. Dell'amore, del cuore, della magia. Dell'amore. Sì. Come lo chiamiamo questo? Qualcosa di bello, va bene? Qualcosa di bello. Felicità. Della felicità. Le cose belle. Le cose belle, tutte le cose belle del mondo. Amicizia. L'amicizia. Magia. La magia. Del piccolo principe. Del piccolo principe. Questo è perché. Bene. Della pace. Del piccolo principe, grazie. Ovviamente tutte le vostre foglie, ognuno di voi ne avrà una. Tutte le foglie, noi piccolo principe le mettiamo qua. Sì. Grazie quindi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. La lasciamo qua. Andiamo, piccolo principe, lasciamoli l'albero. Piccolo principe, come posso ricambiarti? La mia missione è terminata. Ora devo andare, ma questa volta non sarà l'amico serpente ad aiutarmi, ma tu stesso. No, momento, no, ti ho appena trovato, no, te puoi andare, riparo l'aereo e andiamo dove vuoi tu. Oppure, se vuoi, magari rimaniamo qua e coloriamo, e giochiamo, ridiamo, insieme. Non posso, aiutami a tornare a casa. Come posso aiutarti? Abbracciami forte, non ti lascerò solo e tu non mi lascerai più. Ma noi come faremo senza di te? Io verrò ad abitare con voi. Con noi? Sì, dove sono sempre stato, dentro il vostro cuore. Ora è l'ora di andare, abbracciami forte. Piccolo principe, piccolo principe. Ci fu una luce, una scossa, una musica dolce, un attimo di eternità. Antoine si ritrovò ad abbracciare se stesso. Il piccolo principe gli era entrato nell'anima. Non riusciva a credere ai suoi occhi. L'orizzonte era animato da un nugolo di piccoli aerei. Erano tanti bambini che volavano come stormi di piccole stelle cadenti.
diretti in ogni angolo della terra, e gli sembrò di riconoscere la testa di essi e il piccolo principe che lo salutava. Era solo un miraggio, forse, ma si sa, l'essenziale è invisibile agli occhi. Buon viaggio, amato principe, buon viaggio, amico principe. Sento una stretta al cuore che ora è vuoto senza te. Torna, piccolo principe, vola, piccolo principe. Rosa, Rosa, vieni con noi. Piccolo principe, sei tornato. Sì, lo sapevo. Sì, vieni. Tienimi stretta. Grazie. Elio? Eccolo, vieni. Eccolo. Grazie a tutti quanti voi. Grazie per aver partecipato e ringrazio in particolare questa splendida compagnia, la regista e lei, Fiorella Colombo. E prego adesso di ringraziare, venuta da Genova per offrirvi questo spettacolo a cui avete partecipato, e se vuoi presentarci i singoli attori mi fa certo, piacere. Certo, grazie Ennio. Non Ennio Di Francesco che ci ha invitato, ha fatto un lavoro incredibile. Grazie. Grazie. Allora, il nostro spettacolo è ispirato al libro Il ritorno del piccolo principe di Ennio Di Francesco, quindi grazie, primo ringraziamento grazie a voi. Lui. E ora chiamiamo tutti gli attori? Sì. Davide Motto, re! Francesco Pellegrini, l'ubriaco! Alice Pellegrini, lampionaio, la musicista che ha composto tutte le musiche, tutti i canti, grande musicista! Filippo Brunelli, l'uomo d'affari! Laura Costa Reghini, la vanitosa. Mirea Dosi, la volpe. Eleonora Vita, il geografo. Lara Vaccaro, il serpente. Edoardo Grasso, il nostro piccolo principe. Giuseppe Pellegrini, l'aviatore. Bene. Bene, grazie di nuovo. Adesso però vorrei una cosa.
che cantassimo tutti quanti insieme, perché voi siete il futuro, voi siete il presente, voi siete coloro che riporteranno questa società smarrita a riflettere su se stessa. E quindi canteremo adesso tutti quanti insieme. Voi avete sentito delle frasi importanti, che sono: non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi, e l'altro: tutti i grandi sono stati bambini, però lo hanno dimenticato. Per cui adesso facciamo il nostro inno, e l'inno dei piccoli principi, che canterete tutti quanti insieme. Bene, grazie ancora. Vieni qua. Sono un piccolo principe venuto dal cielo. Bravo. Su questa enorme terra. Prego la, la professoressa Giusy Tatone di salire sul palco. Sì. E fanno cose brutte al cielo ed altri umani. E spesso parlano troppo senza avere mai piani. Bla 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 bla. E noi piccoli principi siamo dentro di voi. Parlo sempre con loro, adulti senza età. Ma forse siamo noi i vostri eroi. Sì. Ma non ve ne accorgete che il cosmo lo serva. E vi fate troppa guerra tra di voi. Costruite muri tra le persone senza pensare al cuore. Luciano foreste, la nonna muore, non fa più rumore. Bla 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 bla. E noi piccoli principi siamo dentro di voi. E bla 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 bla. E noi piccoli principi siamo dentro di voi. Bla 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 bla. Noi piccoli principi siamo dentro di voi. Grazie. Arrivederci e viva la pace!